Ciao Volpi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi tiriamo dritto come dei camion e quindi torniamo a fare quei video tanto carini in cui giochiamo con i brawler che iniziano solo con una lettera dell'alfabeto. Abbiamo fatto la C, abbiamo fatto la D e vi sono piaciute tantissimo. Quindi mi chiedo perché non continuare questa challenge, visto che ormai provare a giocare in modo più competitivo è diventato impossibile in questo gioco. Quindi, come sempre, ehi Google, dammi una lettera a caso dall'A alla Z che non sia la C, la D o la N. P. La P, ma l'ha detto Giorgio poco fa. Ma com'è possibile? Vabbè, andiamo a vedere i brawler che iniziano con la P. Progamer Ema, Piper. Ah no, aspetta, lui non è un brawler. Allora un attimo, fatemi un secondo capire. Allora, nome, ok. Allora, dobbiamo scendere alla P. Non è Mr. P, perché questo non c'entra. Allora, abbiamo... Oh, Godo. No. Cioè, sono contento per Pam. Sono contento per Pearl. Sono contento per Penny. E pure per Piper. Ma non Pocio, sì. Quanto su qua... Cioè, io vorrei non averlo. Io vorrei avere 81 brawler su 82. Vorrei non averlo, questo brawler. Vorrei non averlo. Comunque, a sto giro, come sempre, abbiamo 3 vite. 3 vite, 10 partite, al solito. Se ne perdiamo 3, è la fine e paghiamo penitenza. O maxiamo un brawler o shoppiamo qualcosa, vedremo. E a sto giro non abbiamo bot, perché in teoria dopo già le 120-110 coppe è la fine. Visto che, sotto consiglio appunto di Pipi, siccome sono 5 brawler, direi di fare 2 partite per brawler, così almeno non dobbiamo riciclare robe del genere. Iniziamo con Pam, finiamo con Pocio, che spoiler, sarà proprio il brawler che ci farà pagare pegno. Ma andiamo a vedere, iniziamo intanto con calma. Ovviamente andiamo con Pam, che non è maxata, è zero, proprio livello zero. Però andiamo ovviamente in sopravvivenza e almeno che abbiamo un attimino di, come si dice, no? Un attimino di chance magari di poter vincere questa roba. 10 partite, ricordiamoci, e questa è la prima. No, non la maxo Pam, ma che non ha senso, cioè. No, lo so che Pocio è... lo so che è amato da tanti. Ormai per me è un meme dire che fa schifo, raga. In fondo mi sto un po' simpatico, forse. Allora, qualche bot in realtà c'è. Però, allora, andiamoci a prendere le energie. Perché a me c'è un'altra Pam. Oh no. Cosa vuole? Oh, oh! Allora, siamo partiti con il piede sbagliato. Non voglio fare una speedrun. Chiedo scusa. Pensavo che ce l'avrei fatta. Rimangono 2 vite. Voglio aggiungere un po' di... Volevo aggiungere un po' di piccantezza alla challenge. Quindi per questo siamo a questo punto. Non vi preoccupate. È tutto ok. Prometto che... Dio, ti giuro su Dio che se muoio bestia. Calma. Ok, stiamo calmi, noi non vogliamo problemi con nessuno. Perfetto. Nel chill. Andiamoci a prendere tutte queste energie che non sono cagate da nessuno. Zio, però questo gioco mi odia. Cioè, questo gioco mi odia a morte a me. Ma io cosa ho fatto di male? Ne ho 2 contro. Speriamo si sfidano loro. Sì, dai che tra 2 litiganti il terzo gode. Dai! Non siamo ingordi, calmiamoci. Abbiamo fatto una kill e ci va bene così. Godo! E va bene così, ragazzi. L'importante è giocare con astuzia. Ho rischiato di brutto, zio Perlino. E ora andiamo a vedere dove è questo disgraziato che dobbiamo ammazzare. Chiron, cosa mangi stasera? Già sono le 9, madonna. Perché ho attaccato la live così tardi? Oh no. Quello è palesemente pro gamer Ema dal suo account Smurf con... No. No, qualcosa mi dice che perderò. Porco due quanto toglie lo zio. Godo! E la prima l'abbiamo portata a casa. 2 partite fatte, 1 vinta, 1 persa. Può succedere. Ma andiamo avanti. Pam, abbiamo finito. Adesso passiamo al prossimo brawler. Sì, però che palle che ogni volta devo riscendere da capo. Cioè, andiamo a Pearl, che è praticamente lo stesso brawler, ma vabbè. E ovviamente si cambia anche modalità. Andiamo in KO. Xiao, ma non ce l'hai maxata? Non me ne frega niente. Andiamo avanti. 2 partite con Pearl. Speriamo di non crepare, che sarebbe un po' un problema.
È fortissima Pearl. Eh sì. Speriamo tu abbia ragione, perché sennò è un problema. Speriamo che siano anche dei bottazzi quelli che ho contro, perché sennò è grave la situa, eh. Già sono tutti thrower qua. Oh, c'è un'altra Pearl. Sì, con la differenza che lei è maxata, perché c'ha il doppio della mia vita. Ma quello è un altro paio di manichette, diciamo. Fare queste challenge con i brawler non maxati significa solo perdere. Significa solo perdere e basta. Solo quello significa. Io ho perso, zio. Io ho perso. Ah, ce l'aveva pure lei. Nice. Non so che fare, raga. La potenziamo, raga. Non posso rischiarmi di perdere così il game. Potenziamola un attimo. Potenziamola un attimo, raga. Cosa prendo qua però? La prima o la seconda? Io non lo so com'è la build di sta cosa. Di sta cosa schifosa. La prima. Ok. Cos'è che fa? Ok. Qua cosa prendo? Danno, immagino. E poi cosa? Vita? Questa cosa prendo? La seconda o la prima? La seconda o la prima? La seconda. Cioè tu immaginati che io ho dovuto maxare un brawler che non userò mai. 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 Voglio morire. Ti immagini perdo lo stesso? Ti immagini perdo lo stesso? Ragazzi. Ragazzi, vi prego. Vi prego, pregate per me. Pregate per me, raga, vi prego. Ok. Calma, calma. Ci vuole calma e freddo. Dai. Non era così la canzone, tipo, mi sa. Vabbè. Ok. Dai. Prima andata. Prima andata. Vai! Non mi interessa, vai. Non c'ho paura. Vabbè, sono dei bottazzi schifosi questi. Godo. È stato un buon investimento. Grazie Gocciolatte per aver donato e aver portato fortuna a Xiao. Ok. Ci rimane l'ultima vita, ragazzi. E ancora 6 partite. Io penso che perderò questa challenge, però vedremo. Ultima vita, 6 partite. Qual è il problema? Che ora devo andare con Benny, che ce l'ho al grado 23. Cioè, quante sono le probabilità che io vinca 2 partite con un brawler del genere? Vado in rapina. Metto la torretta lì. No, non mi sono shoppato l'overdrive. L'avevo trovato in una in una cassa, forse, non me lo ricordo. Ragazzi, per favore, pregate per me. Perché ne ho bisogno. Speriamo. Madonna, sì. C'è un dynamite che mi aprirà il culo in una maniera proprio ver... Già mi sento proprio il culo che mi fa male. Calma, calma. Ok. Aia. Già iniziamo male. Già iniziamo non male, di più, malissimo. Madonna, raga. Madonna, raga. Madonna, ragazzi. Madonna, ragazzi. Ma sono in live sul coso? Sono sul Brawl. Ma perché devo fare queste figure di... Ah, no, metta rocca. Ok, a posto, a posto. Setta rocca, siamo nella sed. L'importante è essere nella sed. Vi prego, ti prego, Gesù. Ti prego, Gesù. Ti prego, Gesù. Dai, 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 ce la possiamo. Meno male, meno male, meno male. Meno male, meno male, raga. Meno male. Ok. Calma, calma, siamo chill. Siamo belli chillati, siamo. Dai, 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 dai. Dai. 1%, ma veramente? Non ci credo, zio. Ok. Era prima e andata. Era prima e andata. Faccio di nuovo rapina, raga, secondo voi? Faccio di nuovo rapina?
Non lo so, ho paura. Dite di sì, vai. Il calabrese, abbiamo perso. Se c'è un calabrese, è la fine. Se c'è un calabrese, abbiamo finito di vincere noi. Godo. No, non ci sono arrivato. Madonna, che miss, zio. Ah! Ok. Stiamo calmi un attimo, che quello si è fatto ammazzare. Ok. Spero che ci arrivi la torretta lì. Ah, ma non sono morti? Io pensavo di sì. Zio Perlina. Ok. E ora possiamo attuare il nostro piano. Vabbè, in realtà che è durato tipo un secondo, però quello è un altro discorso. Però posso tipo fare così. Damn. Ok. Godo, li abbiamo devastati. Godo, godo. Ho perso contro di uno che si chiama Invincibile Leo. Mi sarei ammazzato, zio Pera. Tutto il bene, tutto il bene. Però, insomma, non è che... cioè, veramente. Comunque, andiamo avanti con la nostra challenge, perché funziona. Quindi, in teoria, è andata. Penny l'abbiamo fatta. Tocca a Piper. Anche qua, insomma. Livello 16. Io di Piper andrei in KO, per essere sicuri. Per essere sicuri andrei di Piper qua io, e con KO. Vediamo che succede. Ma se perdi che succede? Devo pagare una penitenza. Drogarmi in live. No, scherzo, non lo farò. Vediamo. Vediamo. Giglio Pesce si chiama. Ok. Vediamo, eh. Madonna, ma come l'ho smirato, raga. Io con Piper c'ho una mira che veramente mi devo fare aiutare da qualche medico. Ok. Piano, piano, piano. Noi con calma si fa tutto. Godo. Ok, bisogna ammazzare il fratellino qua adesso. Vabbè, ci pensano anche loro, dico, no? Perfetto, perfetto. E la prima è andata. 1, 2 e 3. No, perché? Mi è venuto uno strano tic al dito, penso. Non volevo realmente farla quella cosa. Madonna, l'ho preso, raga. Godo. Godo. Tutti te li puoi fare quei gadget. Godo. Non ci credo che mi ha ammazzato. Ma quanta vita c'aveva? Cioè, vabbè, comunque. GG. E anche Piper con la prima è andata. Qualcosa mi dice che tra poco... vabbè, vediamo. Mi rimane l'ultima vita e le ultime 3 partite devo fare. Vediamo, vediamo. Ok. Siamo calmi, siamo calmi. Dai, non ci credo. Allora, calma un attimo. Godo. Nerf Piper proprio, raga. Nerf Piper. Clamorosa, è clamorosa. È veramente troppo forte, zio Pesca. Zio, però non ti farà ammazzare, eh. Per favore. Meno male, guarda. Ok, l'importante era non farsi ammazzare da sto... ok. Godo! Godo! Ok. Ok. Twitch sta avendo problemi? Ah, quindi Twitch anche che sta avendo problemi. Ottimo. No, vabbè, io prima ho avuto un problema di connessione proprio perché sono andato a vedere il modem di nuovo acceduto. Quindi in realtà... che poi, cioè, è strano, raga, che solamente a quest'ora. Boh, vabbè, comunque. Che culo, raga, l'ho pure ammazzato. Madò se godo. Madò se godo. Zio, calma però, non ti casare, perché se poi ti ammazzano sono... stai calmo un attimo. Tanto lo ammazziamo. Con calma lo ammazziamo. Ok. Dai che è morto. Dai, ma che... boh, vabbè. Gigi l'ha ucciso lui. Signori, mancano le ultime 2 partite. Il problema è che le ultime 2 partite
sono compocio. Non ce la farò mai. In che modalità dovrei andare con lui? Secondo voi, in che modalità dovrei andare con Pocio? Onesto, considerando che ce l'ho pure maxato, eh? Sopravvivenza. Ok. Sono pure in tre. Sono pure. C'ho tre win. Sono in win streak di tre. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mammina mia. Allora, speriamo, raga. Dai, Pocio, ti prego. Fammi cambiare idea su di te. Voglio cambiare idea, Pocio. Non voglio più odiarti da oggi. Ti prego, Pocio. Fa sì che io ti ami, ti prego. Dai, Pocio. Bravo. Così ti voglio. Così ti voglio. Così ti voglio. Così mi piaci. Occhio che qua è grave la situazione, eh. 2, 3. No, sta arrivando un gelindo di... Ok, calma, calma, calma. Con calma, con calma. Ce l'ha con me questo co... Te ne vai. Mi lasci in pace. Ma per... Basta, vattene via. Ok. Siamo uno peggio dell'altro, che non sappiamo giocare, secondo me. Sì, ma durerà all'infinito così, zio, cioè. Devo andare via, devo andare via, devo andare via. No! Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo che avrei perso con lui. Quinto vale? Non credo, scusa, capiamo. Ma perché non spunta? Perché non spunta? Abbiamo perso. Ah, è finita. Eh no, spunta solo posizione 5. Però è verde. Non conta come sconfitta. Cioè, non capisco, non lo so. Cioè, dovrebbe contare come win, scusatemi. Se è verde, sarebbe rossa la sconfitta, o no? Top 4 e vittoria. Sì, però, guarda, vedi che qua in sopravvivenza, posizione 9 è rosso. Deve essere top 4. Va bene, allora niente. Ma cosa pago come penitenza? Cosa shoppo, però? Non lo so. Cosa devo shoppare come penitenza? Ditemi voi. Non lo so. Una skin leggendaria, dite. Ci può stare. Una skin leggendaria. Va bene, vediamo quale. Vediamo una skin leggendaria da shoppare. Tanto costa 30 euro, dico, cioè. Allora, una skin leggendaria che sono qua, giusto? Ok. Considerando che fanno tutte cagare, perché quelle belle ce le ho già. Allora, prendo Mortis. No, Corvo non mi piace, sì. È inguardabile. Corvo è veramente inguardabile. Non mi piace questa qua. Charlie Malware. Non lo so. Mortis me. Eh sì, mi sa che prendo Mortis. Prendo Mortis con tutte e tre le versioni. Dai, dai. Sono generoso. Prendo lui con tutte le versioni. Porca miseria, ma quante robe ti dà? Tutte le prendo le versioni, così spendo pure di più. Sono più di quasi 40 euro di skin praticamente. E si gode. Sì, sì, è molto bella questa, sì, è molto bella. Anche se, non lo so, forse ne preferisco altre, boh, non lo so. E vabbè, ragazzi, niente, per questo video era tutto. Se volete che questa serie continui, mi raccomando, supportatela più non posso. Ci vediamo alla prossima, arrivederci. Ciao Volpi e benvenuti in questo finalmente nuovo video. Visto che da un'ora e mezza, da due ore che abbiamo fatto il torneo in cui regalavo i pass, ora il pass me lo regalo io, voglio giocare io adesso e voglio spendere i miei soldi io. Io, finalmente è uscita la nuova stagione con questa bellissima skin di Ems. Bellissima, proprio bella, super bella. La skin più brutta che esista sulla faccia del pianeta Terra. Ma come in ogni Brawl Pass, noi l'andremo a comprare. E infatti lo andremo anche a fullare. No, scherzo, in realtà è carina, carina. Più che altro il discorso è che io non uso Ems. Quindi già a prescindere mi dà fastidio la cosa. Però comunque l'andiamo a comprare. Ci andiamo a aprire tutti gli Star Drop. Quindi andiamo un attimino. L'unica cosa è... Sono 50 livelli, giusto? Sono 50 livelli. Questo vuol dire che se per ogni livello sono 30 gemme, quante gemme mi servono? 30 per 50. 1500... Devo spendere 150 euro? Com'è possibile? Ma l'ultima volta non ho fatto così. Ah no, è vero, perché aspetta, è vero, aspetta. Perché il Pass Plus mi dà già 20 livelli.
Attenzione, è vero, è vero, è vero. Ok, ok, no, 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 scherzavo. Quindi in realtà devo fare 30 per 30, quindi 900 me ne servono, giusto? 900 gemme mi servono. No, non sono però 20, in realtà sono 16. Comunque costa così, costa comunque un botto. Noi tiriamo avanti intanto, vediamo quanto riusciamo a fare. Allora, ecco, le gemme magari le prendiamo. Che le gemme sono gli unici livelli che prendo. Così almeno risparmio, ok? Aspetta, così capiamo un attimo. Perché sennò spendo soldi inutilmente. Ok. No, in realtà un cavolo. Zio Pera, guarda quei 1000 crediti quanto sono succosi. Guarda quei 1000 crediti proprio quanto sono proprio zio perosi quei crediti. Aspetta, fammi andare sul Superstell Store. Allora. Se fai due missioni risparmi tipo 20 euro. Dici? Dici che mi conviene fare qualche game? Così magari non spendo direttamente tutti i soldi. Però aspetta, perché bisogna vedere che missioni ci sono. Non voglio perdere tipo 6 ore di tempo. Vinci 8 battaglie, 5 partite con Piper. Magari tipo questi qua. Vinci 5 battaglie e sconfiggi 24 nemici. Andiamo in sopravvivenza, così almeno... Sì, dai, ci sta. Però che usiamo? Qualcuno con cui siamo sicuri di vincere, quindi niente di così impossibile. Qualche brawler che c'ho proprio a terra. Non lo so. Andiamo di... Boh. Ma che è Edgar? Ma che ci sbatti di usare Edgar? Andiamo di... Di Janet, dai. Quei 1000 crediti sono succosi come la pera. E hai detto bene, zio. E hai veramente detto bene, zio. Hai veramente detto bene. Sono bot o no questi, ragazzi? Non ho capito. Sono morto. No, sono bot, sì, ok. Ok, non mi ricordo niente io. Niente mi ricordo. Non mi ricordo manco come si usa Janet. Capiamo un attimo però, No, zio. Madonna, ma è odiosa! Ma che è questa cosa di caricare il corpo? Ma ci vuole una vita! I bottazzi zio perosi ci sono qua! Ragazzi, comunque qualcuno di voi mi può aiutare a cucinare Penny al 30? La voglio troppo fare. La zia Penny. Proprio la zia Penny. Aia! Oh, l'avessi preso una volta, raga. Una per sbaglio, dici. Vabbè, che tanto che davvero muoio da questo, dai, non è possibile. Mi leva un sacco, però dico in teoria un bot. Ok. La zia pera. Ok. Allora, facciamo qualche partitina e in teoria dovremmo fare un bel po' di XP. Se effettivamente non c'ha senso buttare così tanti soldi, cioè, se tanto sono missioni così facili, almeno facciamo pure durare il video di più. Ok. Metti tipo nuovo pass a caso. Mettici magari sempre i quadratini viola. Che ho visto che lo fanno tipo gli streamer americani. Questa cosa di mettere tipo i quadratini per rendere il titolo un po' più colorato. Oddio, RT, raga. Ok. Madonna, come l'ho missato quello. Grazie, Kairuz. Che è mio padre, Kiron, raga. Mio padre, Kiron. Quando esce il video, vai, sti giorni sicuramente, Erbel. Ma il gadget che ho cosa fa, raga? Ok. Mi ha lasciato con uno di vita, zio. Mi ha veramente lasciato con uno di vita, zio. E se non sto attento mi ammazza pure. Ok. C'ha un sacco di vita sto coso. Basta, muori. Ok. Ah, una torretta che fa danno, ok. Sarà qua in mezzo, secondo voi? Boh, finito così. Zio Wafer, veramente zio Wafer. Ok. Dobbiamo vincere 8 partite, raga. 6 praticamente ne mancano, dai. È fattibile, è fattibile. Magari utilizziamo un brawler più veloce, dai. Fammi usare Penny.
Anche se al 14 minchia trovo sicuro player che sbatti. Vabbè, che davvero. Barry ce l'ha al 30, ma sei pazza? Vai, vai! Oh no, un'altra Penny's. Ok. Godo. Gode anche lui, però. Godo. Penny Market. Sì, Upenny, un supermercato. Upenny Market. Vai, bombarda tutto, bombarda, zio Perlone. Vai, Ok, calma. Ok. Era qua, vero? Ah, no, è lì, è un altro bull. Che palle. Dai, bro, per favore, fatti ammazzare veloce, ti prego. Non muore, raga, non muore. Godo. Ok. Sì, voglio fare una strage su Brawl, sì. Ok. Vai. Mio zio Kiron. Oh! Oh! Tanto non c'è niente dentro. Non mi lamento, ci sta. Non mi piace questa skin, però ci sta. Almeno è una skin, dai, non lamentiamoci. Non lamentiamoci. Speravo i crediti almeno, esatto. Eh sì, infatti c'ho Corvo Fenice, vabbè. Oh no, c'è un Barry qua in mezzo, però. Che è pronto ad uccidermi. Se lo ammazzo, godo. Godo, yeah. Calma. Madonna, la guerra c'è qua, raga. La guerra. Godo. Ok. Tanto devo fare pure la missione delle kill, quindi più ne faccio meglio è. Guarda quella. Ok. Aia! Non ci credo, raga. Meno male che ho un bot di essere incazzato come una belva. C'ha uno di vita, ma ti rendi conto tu? Ok. Sa che non ci siamo capiti qua, eh. La zia non l'aveva capito, mi sa. Mamone. Calmi. Ok. Scontro finale. Contro. Eccoci qua, ovviamente. Ok. Bene così. Abbiamo fatto una missione? No. Se mi manca, cioè. Altre tre me ne mancano. Ok, tre da vincere. Ah, ma per i 24 sono in due che ne devo fare. In due, saperlo prima, zio Pera. Niente, dai. Princess Minnie, fai qualcosa per favore. Vedi di non farmi arrabbiare, che qua la gente è bella incazzata, eh. Cortesemente. Vedi di non fare Madonna, guarda quelli. Ma levati dalle pa. Bravo, in mezzo al bordello. Bravo. Aia. Ah, ma è già finita così? Madonna. Tanto è durato il game. Boh, ok. Ok. E ora giustamente spuntano tutte. Ma zio Pera, va. Vabbè, tanto comunque c'è pure l'altro star drop da prendere. Sì, finché vinciamo alla fine, esatto. Chi è il nostro amico qua adesso? Non so pronunciare il suo nick, quindi starò zitto.
Non ci credo che FK, zio, dai, ma che cosa stai dicendo? Cioè, ma ti rendi conto? Eh sì, certo, collegati ora. Collegati ora a farmi perdere i game, dai, ma non ci credo. Undici ne ha quello, vabbè, arriviamo secondi, però. Pensa Teo. Taika. Secondi, come ho detto. Meglio di niente, dai. Ok, almeno abbiamo vinto, sì, esatto. Ok, in teoria l'ultima è dovrei fare un po' di missioni in più. Dovrei sbloccare. Cioè, dovrei finire. Speriamo non ci spunti un altro FK perché mi sparo, giuro. Chi è? Oh, uno youtuber, dai. Ma che c***o? Cos'era quel rumore? Oh, come on, let me show you how it's done. Ciao Melody, raga. Ma non è possibile che questo... Non ci credo, Dio. Eppure l'amico gli è rimasto vivo, capito? E mo muore pure questo. Ti prego, zio, scappa se puoi. Ok. Vabbè. Basta, ma la... Oh. Ma è vergognoso uno skin del genere. Come può essere legale? Oh, come on, let me show you how it's done. Boh. Ci credo. Godo, guarda. E dai, cavolo. E dai. Guarda quanti, zio Pera. Niente, ci ho sperato. Vabbè. Non me la compro l'emote. Ho manco ammazzato. Ma che problema è? C'è una sola cosa. Un solo livello mi ha dato. C'è uno solo. Un solo livello. Tutti questi giocati. Un solo livello. Cioè, in realtà mi manca solo una partita all'altro livello. Però comunque mi sa che devo spendere lo stesso un botto, raga. Che palle, zio. E devo spendere tipo 60 euro. Eh sì. 60 sbleuri devo uscire, raga. 60 sbleuri. Proprio gli sbleuri devo uscire. Let's go, ski. È così che si fa, mi sa. È proprio così che si fa. È proprio così che si fa, ragazzi, mi sa, eh. Tutti sono pro a farti shoppare, ovviamente, certo. E vabbè. Zio sbleuro. Manda in fiamme il portafoglio. Madonna, inchia, calmati, cioè. Ok, ci sta. Abbiamo preso 950 gemme più 25, vabbè. Grazie. Andiamo a shoppare, va. A sto punto a farlo potevo fare prima, vabbè. Mio zio Kiron. Allora, fammi prendere però, esatto, le gemme. Così almeno non li butto, ok. Ogni volta che spuntano le gemme le piglio. Almeno, diciamo che mi regalo un livello praticamente, no? Ma poi non spuntano mai, vabbè. Così magari mi rimane anche qualcosa, tipo una gemma. Ok. Mio zio Kiron, mio zio Kiron, mio zio Kiron. Ok, finito. Ci rimangono per l'esattezza 264 gemme. Adesso andiamo a sbustare e ad aprire tutte le cose belle. Tra l'altro ricordiamoci che poi escono anche le casse. Quindi immaginatevi quanti soldi spenderò sto mese io, eh. Vabbè, lasciamo perdere. Vai. Bella questa, cos'è? Vai, Stardrop. Prima l'abbiamo trovato il leggendario, quindi non ci sarà nulla dentro. Ok.
si prendono i crediti. Quindi sicuramente la fama si alzerà e noi godiamo e non poco. Altro star drop raro. Non prendere i crediti, tieniteli per i brawler futuri. No, perché io spendo soldi per i brawler. Non mi interessano i brawler futuri, me li compro con i soldi veri. Grazie SL8 2013. Vai. Ok. Bello, mi servivano. Ok. Barry per usarlo deve per forza essere 11 o poi essere al 10. In ranked? Non lo so, non l'ho usato, non ne ho idea. Epic. Ok. Bello così. Super rare. Mi fa ridere quando dicono epic ma non c'è niente dentro. Boh. Ok. Scusatemi, ma la borsa da 1000 crediti dov'era? Perché non la vedo più? Ah, è qua, ok, vabbè. Vai. Bella. Vabbè, almeno ci abbiamo un sacco di monete. Mitico, vai. Perfetto, quello che mi serviva, grazie mille, gioco. Ok, icona del giocatore. Ok. Vai. Perfetto. Ok, monete. Monete. Super bello questo. Altri crediti. Ma dopo Fama Mondiale 2 cosa c'è? Fama Mondiale 3, giusto? Niente di che, se non sbaglio. Scopriamolo. Eh sì. Vediamo. Ok, sì, Fama Mondiale 3. Non cambia nulla assolutamente. Vabbè. Ok. Va di fama, si va di fama. Ok. Altro star drop. Che ovviamente è raro. Ok. Ok. Mio zio Kiron. Vediamo. Credi, no, che sei energia. Una skin. Hank squalo ramato. Armato. Bello. Che carina questa. Che bella. Non lo uso Hank, però molto bella questa. Molto bella questa skin. Ok. Ramato, non so dove l'ho letto. Boh. Sì, carino. Ok. Le animazioni della skin di Hank sono belle. Ora andiamo a provare tanto. Non credo di mangiare oggi, non c'ho fame. Ok. Soldi. Che belli soldi anche nel gioco, mi piacciono. Aspetta che abbiamo dimenticato uno star drop. Super raro. Vai. Bella. L'emote di Carl che poi mi serviva. Sì raga, non c'ho fame, non c'ho fame. C'ho proprio lo stomaco chiuso oggi. Ma anche a pranzo ho mangiato pochissimo, non so perché. Oh, cos'è? Ah, è la skin un po' più carina di quella verde. Boh, vabbè, insomma. Ok. Oh, finalmente dei crediti. 30, però me li hanno dati, dai. Un'altra skin. Ma quante variant c'ha, raga? 6000. Questa è bella. Questa è carina. Ok, ok. I'm only here for the trophies. Questa non mi piace tanto. Ok. L'immortale che non userò perché non è vero. E poi star drop leggendario. Una skin di Stu. Vabbè. Questo era, ragazzi. Questa era. Fix. Esatto. Ah, avevo messo uno star drop. Che comunque. Vabbè. Andiamo a provare le skin di Ems perché sono curioso. A quant'è che l'ho cucinata? Lei al 10, se non sbaglio ce la dovrei avere al 10, sì. O a qualcosa di più, no? Al 14 ce l'ho. Boh, è carina, non lo so. È tipo effetto medusa. Era meglio lasciarlo lì, esatto, Marti. Esatto. Ok. Mangia se no non cresce, ma c'ho 24 anni, non è che devo crescere ancora, cioè. La super è bella. Proviamo, vediamo, vediamo.
Da sopra sembra un polpo. Sembra un polpo da sopra con i tentacoli. Vediamo. Ok, praticamente lancia uno spray ma poi si trasformano tipo in rocce. Ok. Ok. Vediamo. Oddio! Che bella la super! Madonna, ma che problemi ha questo? Ma sa giocare? Che bella la super con... col serpente così. Che figata. Questa è bellissima, devo dirlo, eh. Questa è veramente bella, zio Pera. Zio, t'ho visto. Non è che sono stupido, ti voglio bene, però fatelo dire. Godo. Vediamo. No, raga, minchia, è bellissima, cioè. È veramente bella. È veramente bella questa, devo dire. Mi piace un botto come skin questa qua. Mi piace un botto. Molto bella. Sì, boh, la gente dorme. Ci sta, dai, non male. Gli do un bell'otto. Io Ems non la uso, però magari con la scusa, sai che forse piano piano la inizio ad usare. Signori, che dire, io vi lascio, ho preso il pass, fatemi sapere la vostra opinione al riguardo, usciranno dei video incredibili comunque nelle prossime settimane, perché vabbè, mo arrivano anche le nuove skin, i nuovi brawler, no, c'è i nuovi brawler, le nuove, nuove casse, sarà l'evento nuovo, quindi comunque sarà divertente, e niente, intanto per questo video vi mando un bacio. E ci vediamo alla prossima. Allora, iniziamo subito a registrare perché qua tempo da perdere non ce n'è. E se volete perdere tempo... Allora, oggi, cari miei, c'è un po' di carne che bolle dentro la pentola. E la carne non bolle, quindi già capite che c'è qualcosa di strano, no? Allora, mi sono assentato da un po' di tempo su Brawl. Perché ho avuto, diciamo, il mio business da fare. E quindi... ci siamo persi un po' di roba. La prima che sono uscite un sacco di skin nuove. Cioè in realtà due. Quella di Angelo. Oddio, bella questa di Bibi. Mi sa che compro pure lei. E poi quella di Piper, che secondo me è la più figa di tutte. No, forse Angelo già c'era. Però quella di Piper è veramente bella secondo me. Tra l'altro poi c'è anche un bundle abbastanza carino, perché con giusto 300 gemme e qualcosa ti porti comunque un po' di roba. E infatti a questo ci dedicheremo questo video, perché abbiamo 10 premi star, un leggendario, altri 5. Comunque ci abbiamo un po' di roba più la skin. Quindi sicuramente c'è da farci un video. E ovviamente poi andiamo a provare anche la skin. E ragazzi, io posso dirvi una cosa. Io sono gasato a... direte voi perché. Ragazzi, perché ormai manca veramente poco. 2 giorni, raga. 2 giorni. E succederà l'incredibile. Tornano le casse. Qual è il problema? La cosa che mi affligge di più, che purtroppo il 12, quando usciranno le casse, ci sarà il concerto degli Stray Kids. E io non so per quanto tempo loro suoneranno, perché loro in teoria suonano nel pomeriggio. Quindi tecnicamente, se tutto va bene, io non penso che faranno 8 ore di concerto. Verso le 8-9 dovrei essere a casa, se tutto va bene. Poi non so, in realtà può essere che sono alle 21, quindi nel caso amen. E quindi io probabilmente mi perderò il primo giorno di casse, perché non potrò andare in live. Ed è grave, veramente grave questa cosa, perché sto malissimo per colpa di questa cosa. Ma non pensiamoci per il momento. Abbiamo preso anche 250 crediti e a noi ci va bene così. Oh, fama mondiale quanto ora? Fama mondiale 1? Fama lunare! Sulla luna siamo andati, raga. Wow, sulla luna. Bellissima. Detto questo, andiamo a shoppare ovviamente il... come si chiama? Il bundle, mio zio Kyron. E vai, andiamo a prendere tutto. Andiamo a prendere tutto. Ok, le leggende dell'Olimpo. Ma madonna, ma quanto fa? Ma tutto giro, che gira strana. Ovviamente la andiamo a attivare. E andiamo ad aprirci piano piano i nostri premi star. Vediamo, Vabbè, questo sarà raro, ovviamente. Annarita mi ha mandato delle foto. Cosa dice? Ok, che gli Stray Kids sono alle 21. Quindi, a posto, come se non avessi detto niente. Perfetto, grazie Anna. Ok,
Adesso dobbiamo spendere 49 gemme. Ok. E andiamo ad aprire altri 5 premi star. Ma se ne sono persi due in una botta. Belli questi. Ok. Perfetto. Oh, finalmente, grazie a Dio. Dai, almeno qualcosa di recente. Io sto iniziando a sviluppare quasi un odio verso questo gioco, perché penso che ci sia un complotto contro di me, perché altrimenti non si spiega il tutto. Vabbè. 4500 gemme, e cioè, ciao, sì, magari, monete e 10 premi star qua, attenzione. Stanno tutti rari probabilmente. Ok. 100 monete, super rare sempre. Vai. Ragazzi, se scrivete leggendario non è che vi ascolta il gioco. È anche vero che ormai c'ho tutto. Boh. Potrebbero anche darmi una skin ogni tanto, eh. Così, giusto per dire, vabbè. Niente. Ok. Io che apro il leggendario e mi esce la skin di Rosa. Almeno te esce, cioè. Boh. Ciao, mi esce. Almeno te esce la skin. A me manco quello. Cioè, dimmi tu. Mamma mia. Cioè, in tutti e 10 mi stai dicendo che sono così? Mi sa di sì. Mi sa di sì. Vabbè, vediamo cosa c'è in quello leggendario, che almeno sai. Speriamo. Speriamo. Dai. A tema. A tema. Ci sta. Mi piace, dai. Sono finalmente una skin che posso dire la userei. Dai. Almeno questo. Almeno questo. Almeno questo, dai. Ci sta. Abbiamo trovato due skin dell'Olimpo. Poi. Ah, ma non mi bastano i soldi. Ma io dovevo shopparle tutte. Devo recuperare questi giorni in cui non sono stato in live. Devo shopparle tutte quelle dell'Olimpo. Devono essere tutte mie. Ma ti sembra che io non shoppi ancora? Certo che devo shoppare. Ma non scherzare neanche, Ergel. Mi sta avvenendo il male. Dice, vabbè, perché? Dice, perché ti sta avvenendo il male? Raga, perché ho visto la notizia di Shiva, io devo sentire sta canzone. Mentre shoppo, tanto sarà tagliata. Premio Star! Premio Star! Sarà lui? No. Ok, ho preso 778 gemme, così, a caso. Ma cos'è questo? Gratis? Vabbè. Angelo, dai che non ti uso mai, però sei bello lo stesso. Dai, I am the drama. Ma che boh. Comunque cringe per un brawler fargli dire ste cose, ma vabbè. Questa la devo prendere, dai. Per forza, raga. Non posso non prenderla. 269. Per forza la devo prendere. Non posso non prenderla, dai. 30 euro glieli metti su Bibitor. Dai. Bibitor la metti, dai. Ok, e la attiviamo. Abbiamo un po'. Ma quanta roba ho mandato? Madò, ho shoppato tutto lo shop di oggi praticamente io. E poi qua fanno tutte cagare, quindi neanche le tocco. Ok. Detto ciò. Piper, dove sei? Ok. Dove sei? Stavo cercando di... Allora, aspetta. Non dimentichi niente? No. Cosa ti... Ma una domanda, sono giusti? È giusta la build che ho con Viper? Cioè, sono giuste le cose, no? Devo modificare qualcosa. Sicuramente sopra 2000 euro, sì, Veget. Ok, sì, è giusta. Thank you, guys. C'ho praticamente... Oddio, non ce l'ho tutte le skin, dai. Non ce l'ho tutte. Vabbè! Andiamo a fare KO. Devo un po' riallenarmi, perché non sono proprio bravo a giocare a questo gioco con la mia amica Viper. Quindi dobbiamo un attimo... Già. Ok. Vai. Allora, vediamo come la skin. Oh, come ti permetti? Ma cosa lancia? Ombrelli? Ah, no, lancia proprio delle lance dell'Olimpos. Dell'Olimpos. Bad boy. Ok. L'ho missato, però mi sa di sì. Aia. Calma. Vaglio è troppo forte l'audio, vero? Ma zio, per... No! Ma si vuole far ammazzare quello? Ma è un idiota. Ok. Calma. Dai, ammazza! Ok. Allora, calma un attimo. Ok, GG. Perfetto. Devo un po' abbassare l'audio qua però, eh. Sta sfondando il cervello, zio Perla. Ok.
Io solo sapete che ho difficoltà con i brawler che mirano, ragazzi. Mi hanno devastato il team, zio Pere. Come faccio adesso io? Aiuto! Sono morto, raga. No, dovevo attivare la... Vabbè, capito cosa devo fare. Vabbè, chiedo scusa al mio team. Cioè, in realtà loro dovrebbero chiedere scusa a me, visto che hanno le madri che sono delle bravissime donne che lavorano tutti i giorni. Non dico dove, però forse qualcuno l'avrà capito. Non lo so perché ho fatto questa cosa, vabbè. Ma il gadget mi ricordate a che serve, che non lo sto usando? Cioè, non me lo ricordo a che serve, raga. A vendere pomodori serve? Ah, però ho fatto comunque il migliore. Dai. Ah, è vero, sì, che lo allontani, tipo, se non sbaglio. Bello. Ok. Sarebbe da cucinare al 30, Piper, eh? Ah, serve perché l'unica cosa è negli equipaggiamenti che al posto del danno è meglio la salute. Ah, ok. E anche la star power è sbagliata. Ecco, appunto. Adesso modifichiamo tutto. Già fatto, una persona, già fatto. Ok, allora, stiamo calmi un attimo qua, Che qua a fare casino niente. Mamma mia, che gol! L'ho preso RT, sì. No, troppo forte sei, Piper. Mamma mia, che miss. Ma perché tipo... Dovrei vergognarmi per quello che avete appena visto. Dovrei vergognarmi, davvero. Sono pessimo. Sono veramente pessimo. Ma va bene, ragazzi. Io ci provo, ci metto ogni giorno la faccia e ci metto anche il cuore. Capita, può capitare di fare degli scivoloni, ecco. Godo. Ok. Cose che capitano. Ok. Quindi dobbiamo modificare la build. Allora, avete detto che al posto del danno mettereste quindi salute e scudo. E noi lo facciamo subito. E poi la star power è sbagliata. Quando Piper colpisce un avversario con il suo attacco. Effettivamente sì. Sì. Il gadget invece va bene, giusto? Gadget va bene. Ok, vai. Ma c'è uno che si chiama Big Ladro tra i miei amici. Ma perché? Boh, vabbè. Resiste ancora il Big Ladro? Ai ai ai. Non so cosa dire. Quindi praticamente, cioè, se ammazzo uno mi si ricarica subito il colpo. Cioè se prendo uno. Quindi tipo, oh no, c'è un'altra Piper. Aia. Madonna, zio, però così no. Mamma, vabbè, ci hanno chiusi, abbiamo perso. GG. Questo è proprio, non è il game, questo qua. Questo è proprio il non game. Dai, ma come. Oh mio, vabbè, sono morto lo stesso. Dovevo fare, raga. Mamma mia. Io veramente. Immaginati iscriverti. Allora, ho imparato una cosa. Le persone che si scrivono pro nel nickname sono tutt'altro che pro. Imparatela questa cosa. Quelli che vedete che hanno pro nel nickname sono dei senza mani. Non hanno le mani proprio, eh. Imparatela questa cosa. Prima la imparate meglio è. Perché se tu sei pro, se tu sei veramente forte, non devi farlo vedere con il nickname. Non c'è bisogno, ok? Se tu invece lo scrivi è perché sei un insicuro, sai che non sai giocare. E quindi devi far pensare alla gente che sei pro. Ma non sei un pro. Il pro. È arrivato il pro gamer. Pro. O quelli che si scrivono G. Quelli che hanno G nel nickname. Quelli che scrivono G nel nickname giocano da ieri. Imparate anche questo, eh. Non gioco con te, Laura. Tra l'altro, esatto, Sofì. Il pro, lui se l'è scritto due volte, capito? Cioè, una non basta. Cioè, lui è pro due volte. A fare cosa lo sa lui, però, visto che non ha le mani. Cioè, bella comunque lo sfondo. Lo sfondo, quello lì. Della luna. Non mi veniva la parola, scusatemi. Mio zio Kiro. Aiuto. Ok. È che non sono bravo a mirare, ragazzi. Con Piper, quando giocavo da computer, che ogni tanto tipo mi mettevo con Brawl Stars all'inizio, facevo delle plays incredibili, perché ovviamente col mouse c'ho una mira della madonna. Ma col telefono, con l'iPad, non so proprio mirare, raga. Sono proprio senza proprio le mani, senza. Grazie, amico. Oh. Ma che abbiamo fatto qua? Ma chi siamo, i pro gamer? Noi siamo proprio. Noi siamo proprio. Pro prostata. Oh no. Ok. Sono G anch'io, sono.
Godo. Calma, calma, calma. Mio zio Chiron. Allora, è che, cioè, sai cos'è il problema? Che siccome devo mirare, io non riesco a fare un video mentre gioco con Piper, perché mi sento tipo che devo stare mega concentrato, altrimenti non so giocare. Cioè, non che in realtà se mi concentri lo sappia fare, però ecco. Oh! Morirò, vero? Sì, morirò. Vabbè, ci ho provato. Xiao, baciami in bocca. Ma che schifo, ma levati. Ok. Grazie, Chiron, per averlo sospeso. Allora, vai. Spacca troppo, Shiva, zio Pera, raga. Spacca troppo, raga. Che poi la cosa divertente è che, tipo, cioè, lui letteralmente l'hanno, tra virgolette, accusato che è tipo uno di quelli che ha portato i Maranza. Però secondo me non è vero. Non so, raga, secondo me non è vero. Cioè, secondo me i Maranza veramente li ha portati Rondo in Italia, non lui. Perché Shiva da una vita che c'è, raga, cioè. Secondo me non è vero, cioè. Lui è da una vita che c'è. Li ha portati M italiano i Maranza in Italia. Godo! Siamo troppo forti, bro. Sarà da qualche parte, non lo so. Eccolo! Ok. Mi manchi tu, Jenny. E gli altri che non... Ora controllo. Godo! Godo! No, l'ho missato. Calma però. Mamma mia! Fire che io ho fatto, il king. Il king di Brawl. No, scherzo, no. Scherza, scherza. Ok. Ok, allora vediamo un attimino di regalare sti pass. Allora, dona pass. Allora, chi è che era? Dove sei, Jenny Play? Fatto. Dov'è Mattia? Riproviamoci. Ma mi sa che lui non me lo fa fare. Non me lo fa fare. Manco a Mikiz, mi sa, però. Posso fare niente, raga. Io, boh. Giugiolix gliel'ho mandato. Giugiolix gliel'ho mandato. Ok. Prego, Jenny Plays. Dai, continuiamo, va. Ma cosa, King, è finito. Semplicemente dovevo aspettare un po', perché se accetti la richiesta delle persone non è che glielo puoi mandare subito. Ma la cosa del pass è stata 7 anni fa. Ormai non lo regalo più. Mio zio Chiron. Sì, sì, Giugiolix l'ha ricevuto, raga. Vediamo di ammazzare Chiron qua, oh. Popo, vediamo di sparare al Chiron qui, raga. Spariamo al Chiron. Popo, al signore dei Chiron. Mamma, mamma. No, raga, è di una potenza veramente incredibile questa qua. Da bannare, da bannare. Sì, minchia, Pam, fai qualcosa però, madonna, oh. Capito tutto, sa. Ah! Ok. Puoi rifare il pass? No, perché non sono la Caritas se non c'ho soldi infiniti, mi dispiace. Ho delle skin da darvi e devo controllare in realtà. Vediamo. Ora poi appena finisco questo video vediamo. Arglel. Aia. Godo. Brava. Ok. Calma, calma. Stiamo. Stai calmo. Respira. Respira. Nella vita respirare fa bene. Anche perché se no muori. Quindi dico va. O lo fai. Ok. Cioè sarebbe topperia missile se. Bravo. Oh no. È morto, vero? No, l'ho missato così. Non ci credo. Vabbè, raga. Mi sono suicidato. Bello, ho sprecato pure la ulti e l'overdrive che potevo tenermeli per dopo. Vabbè.
Bello, ci sta, è stata veramente una giocata allucinante quella che avete visto 2 secondi fa. Una tattica che nessuno usa, perché altrimenti morite, quindi... Ovviamente abbiamo il nostro amico FK. Xiao, però ti fai carriare, è normale, anch'io sarei così forte. Certo, normale che giustamente si fa così. Kira, vieni qua un secondo, prima che spacco sto schermo oggi. Vieni qua. Vieni, vieni. Fatti salutare dai nostri amici. Si è appena svegliata. Sta tipo vibrando, non lo so, boh. Oggi dai pin. Non lo so. Ora vediamo. Sta dormendo ancora, raga. Guardate gli occhi. Ok, dobbiamo vincere però questa partita. Kira, vedi di non farmi perdere, eh? Stai lì, brava, ferma, tranquilla. Riaddormentati se vuoi sotto l'iPad, così magari mi dai un po' di fortuna. Devastata questa Bea subito. Gli abbiamo proprio insegnato a giocare. Guarda, ma come è fissato. Comunque la skin è molto bella, raga. Mi piacciono anche proprio le cose che lancia. Sì, sì. Fai lo youtuber simulatore. Cos'è lo youtuber simulatore? Perdonami. Ok. Allora. Godo! Ma comunque fa un sacco di danno lei, eh. Fa veramente un fracco di danno. Fa veramente un fracco di danno lei. Comunque è incredibile come... Boh, ci stiamo mettendo 6 ore per salire di un grado. Ma mica avevo iniziato che era al grado 15. Ancora sono al grado 15. Boh, vabbè. Miki, non mi dire ho vinto in modo onesto il Brawl Pass. Io ti voglio bene, ma io ho provato a mandarti il pass 6 volte. Non me lo fa mandare, è un problema del tuo account. Hanno visto anche i ragazzi prima, non è che t'ho scammato per 10 euro, cioè. Chi hai messo incinta? Nessuno. Non me lo fa mandare, perché guarda, ora se rimani in live ti faccio vedere. Se rimani in live ti faccio vedere. Alla gente è arrivato, a te non me lo fa mandare. E non ci posso fare niente, cioè. Oh, quello c'è la skin che ho droppato io l'altra volta. Godo. Occhio a quell'Edgar però. Ok. Che quello è il male. Aiuto. No, 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 no. Dai, 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 dai. No. Godo. Ok. Godo. Mico, esatto, stavo per dire, potresti pusharla, cioè. Ragazzi, dovete controllare le vostre impostazioni, io non ci posso fare niente, cioè. Guarda qua, guarda qua, guarda qua, adesso ti faccio vedere. Adesso ti faccio vedere, veramente incredibile. Ah, ma non è in discorso, ma gocciolatte, ma non è in discorso, ma ti pare che io mi metto a fare un torneo tutto preciso, pulito e sistemato e vi scammo 10 euro? 10 euro, sì. Cioè. Boh, incredibile, incredibile. Vabbè, comunque, vabbè, poi come se non l'avessi mai fatto, cioè. L'altra volta l'ho donati pure tutti, cioè. Incredibile come la gente abbia sempre da ridire, godo. No! Minchia, raga, ma Draco c'ha un botto di vita, l'avevo dimenticata, l'avevo rimossa questa cosa nella mia testa. 100 di vita, c'ha quello spike di... Ok, vabbè, mi sa cosa lo fa lui, ok. No, Irena, non serve parlare con calma, perché purtroppo quel ragazzino lì, perché un bambino che ti risponde in questo modo qua, è perché evidentemente la mamma o il papà se ne stanno nei social a cazzeggiare per farsi vedere dagli amici e al figlio l'educazione non gliela insegnano. Quelli sono i classici genitori che sai cosa? Appena tipo fanno bordello a scuola, come quelli di Story Impact, se ne vanno a scuola e se la prendono con i prof, perché il figlio non si tocca mai, capito? Quello ci vuole per gente così. Zio Pera. Sì, si rispondono tutti male, cioè, ma come ti permetti, boh? Arrivi, streamer seri, ma vabbè, ma vabbè, ma vabbè.
Vediamo di finire sto game, dai. Io, ragazzi, veramente sto iniziando ad odiare la community di questo gioco. Più passa il tempo, più mi viene il fegato amaro a giocarci, ve lo giuro. Nonostante mi diverta un botto, ve lo giuro, proprio con tutto me stesso, raga. Cioè, sto conoscendo anche un sacco di brava gente, ma mi sono rotto. Perché è impossibile che... Cioè, è proprio la rappresentazione della community italiana di TikTok questo gioco qua. Cioè, è incredibile questa roba. È veramente incredibile. Incredibile. Ogni live che la fai su TikTok, che la fai su Twitch, ti devi sempre incazzare con qualcuno, sì. Perché arriverà sempre un bambino maleducato che non... Oh, bello, quella si chiama cotoletta fritta, godo, bel nome. Però scusami, ti ho ucciso. E vabbè. Aspetta, calma, che questa però mi vuole... Oh! È stupida. Comunque c'è una cosa che ho notato. È che tipo, vabbè, io ovviamente sono stupido, però minchia raga, la utilizzo pochissimo la ulti e l'overdrive. No, Marti, per streamer seri probabilmente, vabbè, io non parlo perché cioè io a tutti gli altri ragazzi gli voglio bene. Non è che io non odio nessuno, però odio questa cosa che in Italia praticamente c'è solamente ormai... Cioè, esiste solo uno streamer, solo uno youtuber di Brawl, capito? Gli altri sono tutti... Io non so da dove è uscita questa cosa, però... Cioè, ragazzi, un invito che faccio a tutti gli altri youtuber e streamer... Fatevi il favore, cortesemente, di educarla la vostra community. Cioè, perché c'avete i ragazzini che sembrano, boh, degli animali, cioè, veramente... Boh, io ci perdo veramente tempo a sclerare contro la gente e cercare di fargli capire che sbaglia, ma certe persone proprio non gliene sbatte una sega, a quanto pare. Ai ai ai. Guarda questo come si è fatto ammazzare da Sitan. E vabbè. Aia. Non ci credo, zio Pera. Ah. Ma perché usi semino? Cioè, bravo in realtà, però boh, non lo concepisco l'utilizzo di questo brawler. Aia. Che poi, cioè, se ci fate caso, questa roba succede solo ed esclusivamente quando io gioco a Brawl, sì. Solo quando gioco a Brawl, raga. Solo quando gioco a... Cioè, è solo questa community che è così. È solo questa community che è così. Ma Marti, il problema è che non è Grax il problema. Perché Grax la sua community l'ha educata per molto tempo. Il problema è quelli che vengono da TikTok, che sono i bambini stupidi. E quello è il problema. Grax non c'entra niente questa storia, te l'assicuro. Ma non c'entra neanche l'altra persona. Non è un problema di streamer, cioè figurati. Oh, cos'è? Una skin di Mr. P? Orribile, vabbè. Comunque. Detto ciò, a parte che sto odiando la cosa che sono tutti a 999, quelli che ho a 30. Vabbè. Volevo provare un attimino la skin, quella di Bibi. Che c'ho all'8, ce l'ho. Secondo voi ne vale la pena di fullarla, Bibi, raga? Non lo so. Bibi ci sta. Quale dovrei prendere tra le due? Nel chill. Costa un botto maxarla, non è che nel chill proprio, cioè. La prima, ok. Allora, quindi questo va bene. Ok, poi cosa devo prendere? Danno, vita, scudo. Vabbè, danno sicuro almeno una volta, no? No, non la porto a nessun rank, per ora provo la skin che ho comprato. Danno e scudo, ok. L'abilità stellare quale devo comprare? La prima o la seconda? La prima o la seconda? Ciao Rimarl. Oddio, non so come si pronuncia il tuo nick. Ti chiamerò Rimar. Comunque tutto a posto, ciao. Tu che dici? La seconda, ok. Bene. Poi avete detto scudo. E vabbè, poi l'overdrive che costa 5.000. Mamma mia. Fa paura questa roba. Vabbè. Ok. Allora, proviamo la skin. E poi magari ci facciamo un video in cui capiamo. E dove la uso? Vabbè, sopravvivenza forse anche per essere da solo, magari un attimino. Ok, sgombro. Ci sta, bello come nome. Bello sgombro. Grazie, Marti, un bacino. Perché è un inferno? Ora andiamo subito su Roblox. Mi manca proprio giocare, ragazzi. Voglio fare 10.000 video di Roblox oggi. Farò due spettatori, non mi... Oddio, c'è Alberto! Però voglio troppo giocare a Roblox, visto che tra poco escono le modalità e le cose nuove. Voglio fare altro. Oggi voglio fare altre cose. Mi manca giocare a Roblox, raga. Poi mi manca come l'aria quel gioco, ve lo giuro. Aspetta, cosa fa il mio gadget, raga? Qualcuno me lo può dire? Non me lo ricordo. Minchia, che bella la skin, raga. Posso dire che è fatta davvero da Dio? È fatta proprio da Dio, zii. Minchia, che palle la gittata, che boh.
Deve andargli addosso praticamente. Sì, è vero che poi li devasti, però è veramente bella, raga. Cioè, rispetto anche a quella di Jesse, che è sempre dell'Olimpo, tipo. Minchia, raga, questa è clamorosa. C'è proprio bella questa. Capiamo. Ah, ma siamo in 5 ancora. Ok, allora. Oh, basta. Oh no, c'è tanta gente qua. Aia! Cosa fa la ulti? Non me... Ah, manda tipo quelle cose lì. Cos'è che fa il gadget? Mi dà vita? No, non l'ho capito però. Fatemi lanciare la palla, spa. Vediamo. Però devo stare tipo... Ecco, così. Sbeh! No, non l'ho preso neanche una volta. Vabbè, ho vinto comunque. Ah no! 1v1 siamo. Mi dà vita, ma così nell'immediato subito? O devo fare qualcosa? Ah, mi dà vita per 4 secondi, ok. Vabbè, Charlie, guarda, mi dispiace, però non... Non credo tu... Ok, vabbè. Possiamo rimanere così per sempre, eh? Non è che prima o poi morirai. Cioè, non so come spiegarlo. Ah, ok, 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 ok. Boh, ma vuole fare giro, giro tondo per sempre? Boom. Madonna, 5.000 gli ho levato. Ok. Ci sta veramente... Ma secondo voi, per cucinarla un domani, se volessi tipo portarla a 30, no? In che modalità mi consigliate di usarla? Perché io so che in sopravvivenza è molto usata, però minchia, da solo sarebbe una bella impresa. Cioè, come consigliate, ecco. Ok, sempre foot brawl, quindi, ok, ok, ok. Sempre foot brawl. Ti giuro, Emi, mi manca un botto Roblox. Non so spiegarlo, proprio. No, devo ammazzare Sandy. Mi dispiace. Mi manca proprio, raga, mi manca giocare tutti insieme. Non lo so, oggi c'ho sta voglia strana di giocare a Roblox. Mi manca un botto, cioè, non lo so. Non ci credo, zio Pera. Muori! Godo, grazie. Alla calma, che quello mi vuole ammazzare palese ora, eh. Madonna, tutto sto schivando. Chi sono? Gesù? No, perché tra poco muoio. Vieni qua! Ok. Oh, raga, avessi fatto no una kill. Almeno uno di danno con la ulti. Zero. Zero di zero. Cioè, non... boh. Però è veramente una hit. Cioè, è clamorosa questa skin. Mi piace veramente un sacco. No. Ma guarda quella. Boh, vabbè. Quello si è arreso palesemente, ha detto vabbè, lasciamo perdere che non ce la farò mai. Boh, quello non c'ha vita, raga. C'ha la barra della vita nera, non ce l'ha lui, però c'ha 6.000. Boh. Ok. Mi piace un botto sta skin, è veramente figa, raga. Ci dai i pin prima di andare su Roblox? Sì, ricompro, aspetta che li prendo. Supercell Creator, aspetta che mo li prendo, eh. Ok, adesso li do. Ok. Ma poi c'ho un fracco di vita, zio. Ah, mi dà 1000. Ah, vabbè, 1000 penso perché i power up, giusto? Ok. Godo, shottata. Vieni qua, vieni qua. Ma... Ok. Dai che forse facciamo danno. Niente. Oh, assurdo. È veramente incredibile. È veramente incredibile questa cosa qua. Mi dispiace, morirà. Porca troia. Muoio io, mi sa. Muoio io, mi sa. Oh my god. Ok. Ecco, è grave. Siamo tutti con segni di power ups. Un bel casino qua. Andiamo, ha shottato quello. Sono stato attento qua alla fine per me. Aia, aia. Sarà una bella battaglia questa. Godo. No, dovevo attivare l'overdrive, però sono un idiota. Basta lanciarmi i biscotti. Oh. Sarà grave, sarà veramente grave questo game. Prima o poi succederà qualcosa. Aia! Niente, oh. Continuiamo a distaccarci così, raga. Qualcuno dovrà morire prima o poi. Qualcuno dovrà crepare prima o poi qua. Lo sanno che sono al centro io, vero? Sì, lo sanno, ok. Calma. Oh!
Se la vince lui, godo. L'importante è perseverare, stare attenti e aspettare. E ti vinci pure il game, ti vinci. Mamma mia, che bello. Partita infinita, però ce l'abbiamo fatta. Che dire, signori, mi piace davvero un botto questa skin. Sono davvero contento e sicuramente mi interessa giocarla. All'inizio l'avevo un po' snobbata, vi dico la verità, però ora pure con sta win streak, con queste 7 win streak, secondo me si può cucinare. Il prossimo video proviamo a cucinarla, dai.